Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi faccio vedere i prodotti che ho acquistato dal sito karmanail.com. È un sito molto affidabile che vende ottimi, validi prodotti. Allora, cominciamo con il primo colore. Questo è il P010 Royal Blue Prestige della linea Prestige P010 e il costo è di 2,99 euro. Il colore è questo. Spero che si veda bene. E uno. C'è un peletto. Poi P161 che è l'Ultra Violet Lavender Night, sempre della linea Prestige. Un bellissimo viola glitterato. È bellissimo. Dopo, se il video non viene troppo lungo, faccio anche la stesura, che ho inventato un metodo tutto mio apposta per me. Poi abbiamo il P100 Millennium, sempre della linea Prestige. Ah, dimenticavo il P161, penso di non averlo detto, 2,50 euro. Questo è il P100 Millennium, 2,50 euro. Wow. E questo è un azzurro glitterato, non so se rende, bellissimo. È un azzurro, non so spiegare come, un azzurro più chiaro del cielo, però è bellissimo. Poi il P108. Allora, il P108 Red Fluo, sempre della linea Prestige, 2,99 euro. Wow, questo è veramente, cioè è fluorescente proprio, è un neon. È veramente bellissimo. Questo sì, l'ho detto, il prezzo 2,99 euro. Poi abbiamo il P119, il P119, il Pink Fluo, sempre 2,99 euro. Wow, bellissimo anche questo. Allora, saluto Chiara Nails, che praticamente le avevo promesso di far vedere questi acquisti, perché lei diceva che aveva comprato un colore e non si stendeva bene. Questi sono i due fluo per farvi vedere la differenza. Questo è il pink. E questo è il red. Beh, voi magari non la vedete di là, però sono
sono diversi, insomma, non sono uguali. Sono sempre fluo, però due tonalità diverse. Questo ovviamente è da più sul rosa e quello più sul rosso. Perfetto. E questi li mettiamo qua. Poi ho comprato le tip. Allora, le tip. Ah, qua lo definisce come espositore. Allora, 50 tip natural, 5,49 euro 50 tip che mi erano finite. Poi ho comprato il supporto tip magnetico per nail art arcobaleno. Sarebbe, ora adesso vi faccio vedere lo stratagemma. Praticamente ho messo un piattino e l'ho attaccato su, se riesco a staccarlo, che sarebbe questo qua. E questo l'ho pagato 5,99 euro. Ok, lo riattacco per stendere i colori. Ho trovato questo modo per evitare che mi caschi tutto. Ok, questo con 5 supporti, supportini. Ok, questo lo mettiamo qua. Poi una lima premium bianca mezzaluna 100-180, 1,30 euro. Sembra molto. Almeno ci vuole 3 anni per aprirla, ma va bene, lo facciamo lo stesso. Sì, molto buona direi. Sì, direi che è molto buona. Poi ho preso il portapennelli orizzontale pink, perché tutte le volte non so dove mettere i pennelli quando li utilizzo. E allora, per non sporcare tutto, ho optato per comprare questo. Allora, il portapennelli 2,49 euro, che è fatto così. Poi ho acquistato questo pennello morbido, pagato 3,90 euro, che è veramente morbidissimo. Veramente morbido, morbido, bello. Per ultima cosa, ho acquistato un pennello. Questo è il pennello tondo crystal, pagato 4,90 euro, però sinceramente sono rimasta parecchio delusa, perché me l'aspettavo più lungo, invece è cortissimo. Allora, per farvi capire la differenza, guardate questo che qua su è tutto rovinato perché ovviamente uso i denti. Allora, questa è la differenza. Questo è di BSN, che è più lungo, e questo è di BSN, quello nero, e quello bianco è di Karma. È proprio cortissimo e quindi sono rimasta un po' così delusa. Niente, questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e al prossimo video. Un bacione.